continuato a sfogliare un po' la Bibbia e ho visto che nelle pagine successive ai comandamenti ci sono molte pagine riferite alle leggi, ma le ho trovate un po' difficili da capire perché fino adesso c'erano dei racconti anche belli da Sì, leggere. infatti. Però io non capisco perché ci siano così tante pagine sulle leggi e a noi, insomma, dopo così tanti anni a cosa possano servire. Ma sai che mi sono chiesta la stessa cosa e non anch'io non ho capito tanto bene. Perché non proviamo a chiedere a Don Mirko, che sicuramente saprà darci una risposta. Sì, meglio, va. Ciao Annika, ciao Alessandra, Ciao 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 Mirko. ciao. E di cosa stavate parlando? Stavo parlando di... Delle Sì. pagine successive ai comandamenti, sono moltissime pagine riferite alle leggi e non capivamo perché sono Sì, proprio così tante e perché ah, così ho capito, avete fatto importanti. l'esperienza di chi comincia a leggere la Bibbia, insomma, sul serio e scopre che nel libro dell'Esodo e poi del Levitico, dei Numeri e in tante altre parti della Bibbia ci sono pagine e pagine piene di leggi. Nessuno vi ha mai detto, naturalmente, di queste pagine sulle leggi perché vi hanno raccontato i racconti, appunto, gli episodi della storia di Esattamente, Israele. Eppure dovete tenere presente che nel Pentateuco, cioè nei primi cinque libri della Bibbia, e noi siamo arrivati solo al secondo, cioè l'Esodo, ci sono pagine e pagine piene di codici di leggi. Leggi che valgono per Israele, ma sono leggi che Dio avrebbe donato al popolo per la libertà del popolo. Ora, da un lato sono leggi superate, dall'altro però ci permettono di farci un'idea del popolo di Israele, come viveva, in quali condizioni si trovava. Pensate fra, sparo a caso, 20.000 anni, pensando ai nostri anni 2000, diranno, beh, si continuava a dire in Italia che bisognava combattere la corruzione. Fra 20.000 anni potranno dire, guarda qui, nel 2000 volevano combattere la corruzione. Se saranno intelligenti, diranno, volevano combattere la corruzione perché erano pieni di corruzione. Se saranno meno intelligenti, diranno, erano persone davvero virtuose, ce l'avevano a morte con la corruzione. Probabilmente invece a partire da una legge noi capiamo qual è il problema che assilla le persone. Ad esempio nella Bibbia questa insistenza sulla fedeltà a Dio, sull'unicità di Dio, era sicuramente una battaglia degli autori sacri rispetto a un popolo che tante volte era infedele, che venerava magari altre divinità, venerava il sole, la luna, le stelle, e che tante volte era infedele a Dio. Quindi, vedete, a partire dalle leggi noi capiamo in che società si vivesse allora, quale fosse il mondo dei valori, il mondo allora conosciuto. Vediamo subito allora qualche legge. Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un'ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna. E il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita. Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido. Ma scusa, donna, questa è già difficile da capire per me. Perché si dice che se non vi sarà altra disgrazia si esigerà un'ammenda? Sì, ho pensato proprio di leggere questo caso così particolare per farvi notare come questa legge, potremmo dire ai nostri giorni, è superata. Cioè, in questo caso si racconta della situazione in cui una donna venga urtata e perda il suo bambino. Perdere il bambino in quel tempo non voleva dire, in qualche modo morire come sarebbe poi morta la donna. E quindi la disgrazia è che la donna muore. Se invece la donna abortisce, non si parla di disgrazia perché in quell'epoca il feto non era ancora considerato una persona umana fino in fondo, come poteva essere questa donna che eventualmente potrà morire per le conseguenze. Ai nostri giorni invece vediamo che c'è un grandissimo rispetto per la vita, almeno nella nostra fede, insomma, le persone più sensibili hanno un grande rispetto per la vita del nascituro, e quindi una legge del genere suona appunto come tu mi dici, suona strana e particolare. Vedete quindi come queste leggi non vanno assolutizzate, ma rispecchiano l'epoca in cui sono state composte e ci dicono anche che per fortuna da tanti punti di vista abbiamo avuto uno sviluppo nella nostra moralità. Vediamo
Vediamo adesso un altro esempio. Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro e viene colpito e muore, non vi è per lui vendetta di sangue. Ma se il sole si era già alzato su di lui, vi è per lui vendetta di sangue. Ma no, non ho ben capito questa cosa del ladro. Vedete che ho scelto proprio delle leggi un po' particolari e difficili. Questa legge ci dice una cosa importante, cioè immaginatevi un ladro che cerca di entrare in una casa. La legge dice se è successo di notte, dove tu non vedi niente, tu non puoi capire questa persona che ti sta entrando in casa se è un assassino, che intenzioni ha o se è semplicemente un ladro. Per cui dice uno è giustificato se per una sorta di legittima difesa ha ucciso questa persona che gli entrava in casa. Ma dice la stessa legge, se però il sole si era già alzato, cioè se questa cosa accade alla luce del giorno, tu capisci se una persona è un ladro oppure se è una persona che è un assassino nei tuoi confronti. E quindi dice non puoi ucciderlo e restare impunito. Vedete che qui c'è una moralità che forse è più grande e più attenta di quella che abbiamo ai nostri giorni. E infatti se c'è un carattere importante della legge nella Bibbia è che questa legge prima di tutto tutela la vita e poi la proprietà. E in questo la legge della Bibbia è diversa dalla legge che avevano i babilonesi, gli assiri, che invece tutelavano molto di più la proprietà e a volte erano sprezzanti nei confronti della vita. Per cui ai ladri venivano tranquillamente tagliate le mani, tagliati i piedi. Nel mondo biblico non si assiste normalmente alle mutilazioni di parti del corpo, cose tremende che avvenivano invece in altre culture circostanti. Quindi già nella Bibbia vediamo un passo avanti, un'attenzione per la vita che supera l'attenzione e la cura per la proprietà. E questo è un grande carattere del mondo di Israele, che è sempre stato debole rispetto ai grandi imperi, ma forse ha avuto tratti di una umanizzazione maggiore. E qui vediamo che il mondo biblico è abbastanza avanti rispetto anche al nostro mondo. Vediamo un'altra legge, il primogenito dei tuoi figli lo darai a me. Praticamente si dice che cosa? Che il maschio primogenito, nato nel mondo animale ma anche nato tra gli uomini, è consacrato a Dio. Il primogenito maschio degli animali viene sacrificato se sono animali puri, cioè un certo tipo di animali. L'uomo naturalmente non viene sacrificato, non viene immolato a Dio. Dio non vuole i sacrifici umani, il Dio di Israele è in maniera assoluta contrario ai sacrifici umani, ma verrà sostituito in maniera simbolica questo primogenito degli uomini, questo bambino, questo neonato maschio, verrà sostituito con il sacrificio di un animale. E si dice quindi che il primogenito viene riscattato. E questo è avvenuto anche nel caso di Gesù. A seconda della classe sociale in cui nasceva il bambino, questo riscatto del primogenito avveniva attraverso il sacrificio di animali costosi oppure attraverso il sacrificio di animali molto meno costosi, secondo le possibilità dei suoi genitori. Però è interessante che questa prassi del riscatto del primogenito ha alla sua base, al suo fondamento, il riconoscere che la vita è dono di Dio e che quindi bisogna ricordarsi di Dio nel momento in cui si celebra una nuova nascita. Questo penso che sia l'aspetto che pur poi nella, potremmo dire, brutalità dei sacrifici, e noi facciamo fatica a capire i sacrifici, però questo aspetto di riconoscere che la vita viene da Dio e che Dio va ringraziato per questo dono, direi che è quello che noi possiamo mantenere di questa prassi così antica del riscatto dei primogeniti. Leggo ancora un'altra legge. Non spargerai false dicerie. Non presterai mano al colpevole per far da testimone in favore di un'ingiustizia. Non seguirai la maggioranza per agire male e non deporrai in processo così da stare con la maggioranza per ledere il diritto. Non favorirai nemmeno il debole nel suo processo. Ma i deboli non devono sempre essere difesi? Sì, questa legge però è molto onesta, cioè dice guarda di non spargere false dicerie, quindi quel comandamento in tribunale assolutamente vietato, o nella vita che conta dire parole false e menzogne sulle altre persone, su quello che avrebbero fatto, non fatto, detto, non detto. Poi dice un'altra cosa importante, dice guai a seguire la maggioranza per agire male. Cioè anche se tu fossi l'unico
resta nella strada della verità, della giustizia, anche se la maggioranza dovesse andare da un'altra parte. Quindi vedete che è importante questo aspetto. La maggioranza non va necessariamente seguita, ma va seguita la verità, che è un'altra cosa. E l'ultimo aspetto è quello che dicevi tu. Certo che il debole va aiutato, però in un processo è questione della verità delle cose. Quindi anche il debole, se fosse nel torto, gli si fa presente che lui non ha ragione, che è della parte del torto. Quindi non bisogna mai fare preferenze, né manifestare un'eccessiva compassione nei confronti del debole, ma nemmeno, ed era la tentazione molto più forte, di manifestare una preferenza per le parti dei potenti, per le ragioni dei potenti, per le ragioni della maggioranza. E quindi anche questa è una legge, direi, molto moderna e molto bella, molto onesta. Un'altra legge è la famosa legge dell'asino del nemico. Quando incontrerai il bue del tuo nemico o il suo asino dispersi, glieli dovrai ricondurre. Quando vedrai l'asino del tuo nemico accasciarsi sotto il carico, non abbandonarlo a se stesso, mettiti con lui a scioglierlo dal carico. Questa legge è molto importante perché ci dice che è vero, tu puoi avere delle persone che sono tue nemiche. Ai nostri giorni diremmo persone con le quali non hai rapporti, con le quali hai chiuso malamente magari un'esperienza di vicinato, hai chiuso una relazione, persone che sono tue concorrenti nel lavoro, persone che a pelle ti stanno antipatiche, e ci sono persone che ci stanno simpatiche o antipatiche a pelle. Però dice questa legge, quando questa persona che tu hai di fronte a te in maniera ostile dovesse avere un grande problema, un grosso problema, cioè il suo asino, forse il suo unico asino, il suo bue, forse il suo unico bue, dispersi oppure sofferenti, non puoi tirarti indietro, non ci sono scuse che tengano. Di fronte a un bisogno, a una necessità di qualsiasi persona, fosse anche il tuo nemico, devi dargli una mano. E direi che qui la Bibbia è molto concreta. Anche quando noi diciamo bisogna amare il prossimo, non è questione di amare come sentimenti, io voglio bene al mondo, voglio bene a tutti. Amare il prossimo vuol dire darsi da fare per il prossimo, anche quando questo prossimo non mi sta simpatico, anche dovesse starmi antipatico, dovesse essere un mio concorrente. Ci sono delle situazioni nelle quali non posso tirarmi indietro, sarebbe omissione di soccorso, per dirla in termini moderni. E mi pare molto bello, anche perché poi, aiutando questo nemico a sollevare l'asino e il bue, il tuo nemico capirà che tu hai un cuore, che tu sei una persona umana e magari nascerà o rinascerà una bella relazione, una bella amicizia. Vediamo ancora un'altra legge, non opprimerai il forestiero, anche voi conoscete la vita del forestiero, perché siete stati forestieri in terra d'Egitto. Ma dunque, qual è il collegamento tra questo passo e l'episodio dell'Egitto? Sì, hai fatto bene a fermarmi, Annika, perché questa è una legge esemplare, cioè Dio dice cosa fare e cosa non fare, in questo caso dice non opprimere il forestiero, ma poi dà anche una motivazione. Dice, voi conoscete la vita del forestiero, voi conoscete cosa vuol dire essere in una nazione che non è vostra, fare un lavoro faticoso, lì erano ridotti in schiavitù, perché appunto voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Notate allora come qui non ci sia la sanzione. Dio non dice qual è la multa per chi opprimerà il forestiero, perché vi dicevo, queste più che leggi sono indicazioni per la vita, sono delle parole di vita per la libertà. Dio piuttosto vuole motivare la legge, cioè dice non opprimerai il forestiero perché tu stesso sei stato forestiero. Capisci cosa vuol dire rischiare di essere calpestato nei tuoi diritti, avere persone che possono approfittarsi di te, della tua debolezza? E quindi un grande divieto presente nella Bibbia è quello di opprimere il forestiero, la persona quindi che si trova a vivere nella tua terra ma che non è originaria della tua terra. E qui abbiamo una legge molto forte che vale naturalmente anche ai nostri giorni ed è qualcosa che ci fa riflettere. Ultimo aspetto, per 6 anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai il prodotto, ma nel 7° anno non la sfrutterai e la lascerai incolta. Ne mangeranno gli indigenti del tuo popolo e ciò che lasceranno sarà consumato dalle bestie selvatiche. Vedremo meglio, questa legge è la legge del 7° anno, e cioè un limitare il prodotto della terra come segno di rispetto verso Dio.
è come il riposo del settimo giorno. Qui il settimo anno i campi vanno lasciati incoltivati. Per che motivo? Perché possano nutrirsi gli indigenti del tuo popolo e quindi fare spazio alle altre persone. Vedete come le leggi della Bibbia, pur in un mondo antico di 2500 anni, anche di più, siano molto umane. A volte noi siamo molto più moderni, ma meno sensibili, abbiamo un cuore più duro rispetto a certe attenzioni che erano presenti nel mondo della Bibbia. Quindi abbiamo visto alcune leggi che noi diciamo superate, per fortuna, ad esempio la condizione del bambino nel pancione della mamma, ma abbiamo visto anche come certe leggi siano ancora da guadagnare nel nostro 2019.